In questo tutorial vorrei spiegare come in una fotografia tipo questa, come è possibile aumentare leggermente le dimensioni del seno, ridurre un po' i fianchi, aggiustare un po', insomma, il fisico a questa modella che speriamo non si arrabbi. Ci aiuta in questo caso il filtro fluidifica, quindi filtro fluidifica. Ci si apre una finestra di lavoro, lo strumento che ci serve per questo intervento è il quinto partendo dall'alto, lo strumento gonfiamento. Andremo a dimensionare il pennello in base alle nostre esigenze, non ci serve una cosa enorme per questo lavoro qua. Adesso io provo con una dimensione di 46, ma sarà sempre in funzione della risoluzione dell'immagine di partenza. Andiamo proprio a intervenire considerando che la crocetta centrale è quella che spinge e allarga l'intervento che andiamo a fare. Doseremo con piccoli click, quindi un po' alla volta per controllare meglio l'effetto. Quindi piccoli click localizzati e questo ci permetterà di controllare meglio il risultato. Ecco, io posiziono sempre lo strumento all'esterno in base all'intervento che voglio fare e naturalmente devo sempre cercare di ottenere un effetto credibile, verosimile. È sempre buona cosa non esagerare. Quindi possiamo utilizzarlo anche per sfinare magari un braccio un po' troppo abbondante. Leggermente i fianchi. Ecco, sono tutti piccoli interventi per avere maggiore controllo del risultato. Ecco, direi che in un minuto siamo riusciti a fare un lifting che costerebbe un sacco di soldi e un sacco di sofferenza. Ed ecco qua affiancate le due immagini, quella di partenza a sinistra e il risultato a destra. I ritocchi sono stati effettuati sul seno, in parte sul fianco e sul busto e leggermente anche qua nel braccio, vediamo la differenza, un braccio più fine, più sfinato.